Dottor Felicori, che cosa si può fare per utilizzare nel nostro paese i beni culturali come risorsa? È semplice, basta trattare i musei di ogni singolo bene culturale, anche considerando che i centri storici delle città come tali sono un museo, bisogna gestirli come se fossero aziende, come se fossero imprese. Quindi, con il dovuto rispetto dei compiti primari, che sono quelli della tutela e della conservazione, bisogna aggiungere le funzioni di valorizzazione e promozione. Quindi, farli diventare, anziché un costo, una rendita per la collettività. Assessore, l'Italia è un paese con un'enorme dotazione di beni culturali. Anche se vi fossero le risorse per tenerli tutti in buona manutenzione, vi sarebbe spazio per tutti nel mercato dei visitatori? E come fare per avere le risorse necessarie affinché siano mantenuti in buona condizione? Io la legge di Caserta in 3 anni ho raddoppiato i visitatori, in 3 anni sono raddoppiati gli esercizi turistici di Caserta. Avevo calcolato che al 2029 avremmo raggiunto la parità di bilancio, cioè saremmo stati in grado di trasformare quello che è un costo di oltre 10 milioni di euro di personale in un pareggio per lo Stato. Con una gestione imprenditoriale e aziendale dei musei. In termini più banali direi che bisogna lavorare e non adagiarsi sui beni culturali. Bisogna piuttosto che mettere i beni culturali al proprio servizio. Quali sono le competenze della regione in tema di beni culturali e quali sono le risorse disponibili per mantenerli nel miglior stato di conservazione? Beh, le competenze sono per gran parte condivise con lo Stato. Cioè, la Regione non possiede musei, non possiede biblioteche, non gestisce direttamente beni culturali, però può, con le proprie risorse, può aiutare le biblioteche, i musei e la gestione dei beni culturali con finanziamenti, capacità strategiche, quindi è una funzione di supporto e di servizio, parola che voi rotariani conoscete bene.